Fresh in cucina, quarta lezione a Palermo all'Olive Woman Bar con lo chef Lombardo. Ho avuto il piacere di ascoltare nel suo intervento il signor Barresi. Il signor Barresi ha un'attività storica, una macelleria storica, che nella sede originaria si trovava al capo, se non erro. Adesso avete cambiato sede, però insomma la vostra professionalità ha lunghe origini. Innanzitutto volevo salutarti in qualità di Fresh in Cucina. Ciao. Allora, noi nasciamo al capo, come dicevi sì. Anzi, tu, ci siamo trasferiti da poco. E dove siete? La nuova sede? La nuova sede in via Papireto, zona Tribunale. Perfetto. Zona Tribunale, noi ci occupiamo, nasciamo come macellai, sì. Però in questa nuova attività abbiamo inserito anche i salumi. Non sono di nostra produzione, trattiamo dei salumi di marche conosciutissime in tutta Italia. Quindi come il salume come tipicità, come un buon prodotto da poter anche veicolare commercialmente. Prodotti che si sposano bene con la crisi che si sta affrontando in questi periodi e con qualità. Non dico le marche perché non voglio... No, assolutamente no. Invece io volevo farti due domande. La prima domanda, poco fa parlando, ho notato, quando parlavi insomma ai nostri corsisti, ho notato che nonostante dall'altra parte c'è un consumatore, sono tutte persone che come me siamo consumatori, però ho notato che molte delle domande ti venivano fatte sui tagli di carne, sulla tipologia eccetera. Ecco, come mai ancora nel 2013 un consumatore ancora non è così totalmente informato e quanto è importante essere informati? Essere informato è importantissimo, però quando le persone vanno dal macellaio di fiducia, diciamo che l'informazione conta poco, perché si fidano, ripeto, dal macellaio, certo, di fiducia. Quindi quando vengono da me e mi chiedono un taglio di arrocate per farla alla griglia, sì, io già so cosa devo dare. O mi chiedono carne per farla a cotoletta, gli do un altro tipo di carne, però non mi chiedono il taglio specifico. Ho capito, quindi tu vuoi dire che in parte diciamo questa mancanza è sopperita dalla bravura del macellaio che si informa magari su cosa devono andare a cucinare. Io sono modesto, non dico bravura, ma dico la fiducia che c'è, sulla che fiducia. Abbiamo acquisito negli anni. Ecco, allora magari io l'avevo vista più negativa sentendo tutte quelle domande. Un'altra cosa, giusto per non dilungarci con questa intervista, però per far capire almeno due o tre concetti che sono importanti. Siamo in un periodo di crisi, e io Fresh in Cucina vede che insomma il mercato deve andare innanzitutto sulla qualità e giocarsi questa carta, e nonostante la crisi appunto forse come conseguenza il cliente è diventato più esigente e vada molto alla qualità. Ecco, nella vostra macelleria tu mi hai parlato che ora utilizzate anche nel nuovo punto vendita con questi salumi seppur non prodotti da voi eccetera. Ecco, l'importanza della qualità in un'attività storica come la vostra, ma che è ormai presente sul mercato in un periodo un po' particolare da un punto di vista economico. Noi cerchiamo di far combaciare l'uno e l'altro, di vendere una tipologia di carne che sia, diciamo, alla portata di tutti, però mantenendo sempre la qualità, perché con tutti questi supermercati che ci sono a Palermo, non possiamo noi andare dietro a combattere la concorrenza, cioè con i prezzi assurdi che fanno loro. Quindi noi puntiamo esclusivamente sulla qualità, facendo dei prezzi, stando attenti alla crisi che purtroppo incombe, però grazie a Dio ci difendiamo abbastanza bene. E mi fa veramente piacere, e soprattutto fa piacere innanzitutto per la vostra attività, per la passione che vedo e si nota proprio, come dico io, negli occhi, e mi fa ulteriormente piacere perché il consumatore finale può avere come riferimento gente ancora come voi che con amore cerca di portare avanti le proprie attività. Amore, passione, e noi lavoriamo specificamente in famiglia, io, mia moglie, mio figlio, mia nuora, tutto in famiglia, da generazioni. Allora, con i complimenti di Fresh in Cucina ti ringrazio, grazie a te, alla prossima occasione. Alla prossima, ciao, grazie, ciao.